Iniziamo con la prima question time. Interroga il consigliere Bettarelli. Risponde Morroni al posto dell'assessore Coletto. Carenza di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario di alcuni ospedali umbri. Prego, consigliere Bettarelli. Grazie Presidente, l'interrogazione è piuttosto datata, datata infatti 26 novembre, poi è saltata un paio di consigli, era prevista l'ordine del giorno di dicembre, ma a causa dell'assenza giustificata dell'assessore Coletto non è stata insomma dibattuta, quindi probabilmente in alcuni aspetti potrebbe anche essere superata. Comunque sinteticamente vado a chiedere con la presente se la giunta, quindi la regione, sia a conoscenza e se risultino situazioni in cui gli operatori si sono dovuti autotassare per avere i dispositivi di protezione individuale che diversamente non erano nella loro disponibilità. Quindi veramente è una, come dire, una domanda semplice rispetto al fatto che insomma ormai siamo anche a novembre, insomma eravamo in piena pandemia da molti mesi, rispetto al fatto che questi dispositivi mi auguro insomma che ci siano, sicuramente ne sono arrivati tanti da tutti i livelli, sia governativi che quelli dei tanti privati, delle tante associazioni che si sono messe a disposizione anche con donazioni, quindi in maniera molto molto meritoria. E quindi se questa situazione insomma trovasse dei riscontri sarebbe da approfondire, perché credo che, ripeto, dopo molti mesi non sarebbe possibile che gli operatori, che tutti hanno definito e giustamente sono stati definiti degli eroi, non avessero un numero adeguato o addirittura non avessero dispositivi di protezione individuale di varia natura, insomma, dalle mascherine ai calzari, ai camici, quello che è, comunque dispositivi di protezione sufficienti, tanto da dover pensare di fare delle collette, delle vere e proprie raccolte di soldi per acquistarli. Quindi semplicemente concludo, chiedo se risulta qualcosa in merito appunto a questa questione alla giunta regionale. Grazie consigliere Bettarelli. Vicepresidente Morroni, a lei la parola. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri, consigliere Bettarelli. Le notizie riferite non corrispondono a verità. Nessun ospedale ha segnalato la carenza di DPI né per il personale sanitario né per il personale sociosanitario operante negli ospedali umbri. In alcuni momenti dell'anno la fornitura di detto materiale ha avuto periodi di copertura più ristretti in relazione alle disponibilità di consegna delle ditte, comunque mai inferiori alla settimana. La disponibilità di DPI e il loro approvvigionamento viene monitorato su base settimanale e con le quattro aziende sanitarie e la Protezione Civile, dallo scopo proprio di verificare che ci sia la disponibilità necessaria per tutti i servizi e le unità operative e i giorni di copertura rispetto allo stoccaggio di magazzino e all'arrivo delle forniture man mano richieste o inviate dalla struttura commissariale di Roma. Si vuole sottolineare che nessuna azienda ha operato con autotassazione del personale per acquistare i dispositivi. Tale affermazione è peraltro pericolosa e lesiva dell'immagine del sistema sanitario regionale, per la qualcosa si chiede di conoscere la fonte di diffusione di tale notizia per un confronto di merito. Se non è possibile per lei fornire la fonte, si chiede, proprio per quanto anche lei tiene al sistema sanitario regionale umbro, collega Bettarelli, di rapportarsi con chi gli ha riferito tali fatti affinché possano essere portati a conoscenza della verità. Questo per rendere merito a chi nelle aziende sanitarie ha operato in maniera indefessa per garantire idonei approvvigionamenti di dispositivi per il personale sanitario e sociosanitario addetto all'assistenza. Grazie. Grazie Vicepresidente Morroni. Consigliere Bettarelli.
Sì, grazie per la risposta. Sono ovviamente molto soddisfatto rispetto al fatto che quindi non risultino questioni di questa natura, data l'importanza. Le fonti ovviamente sono, come dire, rispetto a chiacchierate, telefonate, nonché sui social, visto che qualcuno ha pure scritto la cifra per la quale alcuni operatori si erano autotassati, quindi le ho lette anche sui social, e a questo punto credo che però, ripeto, essendo molto soddisfatto del fatto che ci sia una gestione di questa natura che non ha mai portato ad alcuna mancanza di dispositivi di protezione individuale, credo che quello che, come suol dire, mi era stato riferito, avevo sentito dire, forse può essere legato ad un eccesso di zelo di qualcuno, qualche operatore, qualche responsabile che poteva voler avuto un numero superiore, una quantità diversa, una qualità diversa di dispositivi di protezione individuale. Ripeto, questa è una mia interpretazione, ma da un punto di vista politico e amministrativo la risposta è assolutamente esaustiva, valida e tranquillizza me ovviamente, ma insomma tutti gli operatori e tutto insomma il personale, nonché insomma tutti coloro che hanno sempre definito giustamente eroi gli operatori, che devono essere messi quindi giustamente, come lei ha detto, nella condizione di poter lavorare bene al meglio. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo all'oggetto numero 14, interrogazione di consiglieri Meloni e Bori su inattività e prospettive del Comitato Etico Umbro dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale. Risponde il vicepresidente Morroni. L'interrogazione è illustrata dalla vicepresidente Meloni. A lei la parola. Grazie vicepresidente. Dunque, questa interrogazione riguarda appunto l'inattività e le prospettive del Comitato Etico Umbro e dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale. Parto principalmente saltando la prima parte, perché ne abbiamo già evidenziate nei scorsi mesi, dal 27 marzo scorso, quando presentammo un'interrogazione inviata alla Giunta regionale con il fine di conoscere i tempi sulla costituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale e quindi per risollecitare il ripristino della piena operatività del Comitato Etico Umbro. Ovviamente a cui ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta, ecco perché nasce questo secondo question time a distanza praticamente di 9 mesi ormai. Ricordando che il bando per il rinnovo dei membri del Comitato Etico è scaduto il 20 novembre 2020 e in data 15 gennaio è scaduto anche quello per il rinnovo dei componenti della segreteria tecnico-scientifica dello stesso. Ora, l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, nonostante la convenzione sottoscritta ad ottobre 2019 e nonostante Aslumbria 2 abbia già ricevuto il finanziamento annuale mediante la quota del Fondo Indistinto per l'esercizio finanziario 2020, risulta attualmente inattivo, malgrado gli sia sempre stato riconosciuto un ruolo centrale e strategico, specialmente in momenti delicati e complessi come questo. Soprattutto stante la portata dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando e che, a riconoscimento di tutti, vi è estremo bisogno di indicazioni qualificate e di un non solo conforto, ma anche e soprattutto supporto scientifico da parte degli organismi preposti per legge a svolgere tali funzioni. Quindi, considerato che il Comitato Etico Umbro in data 8 maggio 2020 ha approvato il protocollo Tsunami, cioè il nulla osta alla sperimentazione che prevede la possibilità di verificare l'efficacia della terapia con plasma da donatori convalescenti Covid-19 su pazienti affetti dalla stessa patologia con polmonite grave. E ad oggi l'Umbria è la seconda regione a livello nazionale per pazienti arruolati. Tenuto anche conto che la nostra condizione di vita e lavoro con il nascere dell'emergenza è ovviamente condizionata, come sappiamo bene, dall'analisi quotidiana degli andamenti epidemiologici e dagli aggiornamenti del Comitato Tecnico Scientifico, i due organismi, l'Osservatorio Epidemiologico Regionale e il Comitato Etico Regionale, potrebbero rappresentare mai come in questa fase un punto di riferimento tale da fornire un grande supporto ed indicazioni scientifiche qualificate.
Considerato anche l'imminente arrivo del vaccino annunciato per il mese di gennaio e anche i ritardi accumulati in Umbria sul fronte sanitario, che alcune volte hanno compromesso anche i percorsi di cura dei malati oncologici, concentrando tutte le energie anche ovviamente sull'assistenza ai malati Covid, il ruolo degli organismi potrebbe svolgere proprio in questo momento un supporto nella fase di emergenza, ma anche una tutela a tutti quei pazienti dove l'omissione o il ritardo delle terapie o dei controlli più stringenti può avere un impatto proprio sulla loro sopravvivenza. Pertanto interroghiamo la Giunta per conoscere se intende e in quali tempi, seppur ovviamente già superati, dare piena operatività e struttura all'Osservatorio Epidemiologico Regionale e come sono state impegnate le risorse finanziarie vincolate destinate al suo funzionamento. Inoltre richiediamo i tempi per dare piena operatività e continuità al funzionamento del Comitato Etico Umbro e le ragioni che hanno portato al ritardo nella costituzione degli organismi in Umbria e in particolare come sono proseguite in questi mesi le attività dello stesso, in quali modalità e con quali risorse economiche e di personale. Contestualmente richiediamo anche di conoscere il numero delle domande relative all'uso compassionevole dei farmaci e delle sperimentazioni cliniche fin qui pervenute a CER Umbria relative all'anno 2020. Grazie. Grazie Vicepresidente Meloni. Vicepresidente Morroni. Sì, grazie Presidente. Colleghi consiglieri, consigliera Meloni, si fa presente, come anche si evince dagli obiettivi specifici che sono stati assegnati al CERSAG con determina dirigenziale numero 10427 e dalle attività conseguentemente previste a supporto dell'attività di prevenzione, il Centro Regionale per la Salute Globale ha come finalità la diffusione, soprattutto tramite attività formative, di cultura e competenze sul tema della promozione della salute e delle metodologie dedicate, in un'ottica di salute globale e salute unica. Il CERSAG non si configura quindi come osservatorio epidemiologico regionale, dovendo avere un mandato ben più ampio e complesso. La determina dirigenziale sopracitata ha dato atto che, come previsto dalla convenzione approvata con delibera della Giunta regionale 1022 del 2019, le risorse necessarie e le attività descritte nell'allegato 1, quantificate dal commissario straordinario dell'azienda USL Umbria 2 in 90.000 euro annui, dovranno essere ricomprese nella quota di fondo sanitario indistinto assegnata dalla Regione con il provvedimento annuale di riparto in favore dell'azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 e che per il triennio 2021-2023 l'azienda è pertanto tenuta a vincolare, destinandola al CERSAG, la somma necessaria a garantirne il funzionamento per la realizzazione degli obiettivi assegnati e delle relative attività. Quanto al citato Piano regionale della prevenzione 2014-2018, all'interno del programma Conoscere per decidere, il progetto 6.2 Salute per tutti, dalla One Health alla Global Health, che prevedeva eventi e attività formative, era coinvolto il Centro di Ricerca e Formazione per la Salute Unica e l'Alimentazione, sigla CERSAL, che ha svolto in passato formazione e ricerca in tema di prevenzione di patologie infettive umane e veterinarie, con particolare attenzione a quella trasmissione vettoriale tropicali, ma anche delle relazioni esistenti tra medicina umana e quella veterinaria nella logica di una salute e di una medicina unica. Per quanto concerne l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, occorre preliminarmente rilevare che lo stesso non risulta costituito dalla precedente amministrazione, che nel 2018 aveva assegnato con legge regionale funzioni ed attività a Umbria Salute. Rilevata la presenza nelle strutture sanitarie universitarie di professionalità di elevata competenza, questa amministrazione ha prontamente costituito, con delibera della Giunta regionale 206 del 25 marzo 2020, un nucleo epidemiologico regionale che ha, tra l'altro, contribuito eccellentemente nell'analisi e gestione del fenomeno pandemico e ha dato disposizione a Umbria Salute di procedere alla costituzione dell'osservatorio epidemiologico. Il Comitato Etico è pienamente operativo e continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato Etico, che poi vedremo, così come è stato stabilito dalla delibera della Giunta regionale numero 864 del 30 settembre 2020, proprio al fine di assicurarne la continuità di funzionamento.
Anche l'attività della segreteria tecnico-scientifica ha continuato a essere svolta dal personale contrattualizzato dall'azienda ospedaliera di Perugia. Nel 2020 il comitato etico ha ripreso a riunirsi regolarmente con cadenza mensile dal mese di maggio. Sia nel mese di maggio che nel mese di giugno si è riunito due volte per recuperare le domande di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche rimaste in sospeso dai mesi precedenti. Nei mesi precedenti è stata comunque assicurata l'autorizzazione degli usi compassionevoli secondo la procedura d'urgenza. Sono riportati anche dei dati che poi eventualmente possono essere sottoposti all'attenzione della collega consigliera riguardo l'attività svolta. Le risorse economiche per il funzionamento del comitato etico, incluse l'attività della segreteria tecnico-scientifica, derivano, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale salute 8 febbraio 2013, dalle tariffe a carico dei promotori delle sperimentazioni cliniche versate all'azienda ospedaliera di Perugia, a cui è affidata la gestione economico-finanziaria di questi proventi. Inoltre, in esito all'avviso pubblico per l'acquisizione di proposte di candidatura per la nomina dei componenti del Comitato Etico Regionale dell'Umbria, si fa presente che con delibera della Giunta regionale numero 35 del 20 gennaio 2021 è stato nominato il Comitato Etico Regionale dell'Umbria per il triennio 2021-2023. Grazie Vicepresidente Morroni. Consigliere Bori. Premetto che al di là della replica ringraziamo il Vicepresidente che si presta a supplire l'assenza dell'assessore Coletto. Però purtroppo, pur nel ringraziarla, noi non possiamo che censurare le sue parole, che logicamente ha letto per conto terzi, ma che non corrispondono alla realtà. Non corrisponde alla realtà quello che ha detto sul comitato etico. Ad oggi è del tutto inattivo. Addirittura le persone che lavorano alla segreteria tecnica si sono dimesse, per cui non c'è la segreteria tecnica. E è inattivo, adesso apprendiamo che avete fatto una nuova delibera, fino ad ora non c'è stata, è inattivo a danno delle sperimentazioni in Umbria. Tutte le sperimentazioni cliniche che portano avanti le nostre aziende e l'università sono bloccate perché non possono essere autorizzate, non essendoci il comitato etico. Ugualmente, il plasma iperimmune veniva ricordato prima, ma tutto l'uso compassionevole dei farmaci è stato autorizzato in deroga e in urgenza. Questo non è dignitoso per una regione che ospita un ateneo. Quindi questo è il primo tema. Mi dispiace, ma il comitato etico è inattivo e noi chiediamo che si ponga rimedio il prima possibile, perché questo va a danno dei pazienti e dei ricercatori. Altro tema è l'osservatorio epidemiologico. Il nucleo di cui parlava lei è un nucleo finalizzato esclusivamente alla gestione dell'emergenza. Ma non è che c'è solo l'emergenza. Ci sono tutte le patologie cardiovascolari, neurologiche, oncologiche, che vanno osservate, analizzate e possibilmente messo rimedio a tutti i fattori che mettono a rischio la popolazione. Faccio un esempio per mille: lo screening necessario, urgente, del cancro gastrico è bloccato. È bloccato, andrebbe sbloccato, ci sono dei fattori ambientali che possono incidere. L'osservatorio epidemiologico non è costituito, non funziona, non è costituito, non funziona, e ad oggi non si vede questa fase di sblocco. Allora, mi dispiace, ma la risposta è insufficiente, poi se ci fornisce altri dati siamo contenti. Il sollecito che facciamo alla Giunta, che è presente, è a risolvere questi problemi, non a negarli, risolverli, non negarli, perché sono temi, noi cerchiamo di porre tramite questi atti ispettivi dei temi che servono a tutti. In una regione che ospita vari atenei, che ospita una facoltà di medicina e chirurgia che fa ricerca, fa attività, bisogna coinvolgerla prima di tutto, bisogna fare le convenzioni che avete promesso un anno fa. In secondo luogo,
poi bisogna anche far funzionare questi organismi che sono necessari. Il resto d'Italia va avanti, siamo noi che rimaniamo indietro. Allora, l'oggetto numero 18, interrogazione del consigliere Paparelli riguardo le terapie oncologiche Covid-19, interazioni e criticità. Risponde il vicepresidente Morroni. Prego, consigliere Paparelli. Sì, grazie Presidente. Ma dall'inizio dell'emergenza il Ministero della Salute ha raccomandato a tutte le reti ospedaliere, agli ospedali, di organizzare percorsi di assistenza nettamente separati e protetti dal rischio di contagio, in particolar modo per i pazienti oncologici, che sono i pazienti più fragili di tutti. E non solo per garantirgli la prosecuzione delle terapie, che è ovviamente è una condizione basilare anche in una situazione di emergenza, per non compromettere l'efficacia dei trattamenti e per non esporre i malati a ulteriori rischi, pericolo per la patologia che avanza a prescindere dalla pandemia Covid-19, e che anzi può costituire, come è accaduto, un ulteriore pericolo per la vita stessa degli individui. È pertanto necessario assicurare una continuità delle cure anche garantendo la totale sicurezza. Nella seconda ondata di questa emergenza sanitaria, diciamo, ci si è imposta una riflessione, perché sono emerse alcune criticità e ritardi che si sono accumulati sul fronte sanitario, che hanno riguardato anche il fronte dei malati oncologici, nella consapevolezza che in questo caso ritardi e contagi possono cambiare il destino delle persone. Abbiamo appreso da organi di stampa che nei nosocomi della nostra regione sono avvenuti diversi contagi di pazienti oncologici, anche a causa di percorsi di accesso che evidentemente non erano nettamente separati, come affermato dalle linee guida nazionali. E nel solo ospedale di Terni ci sono stati 12 contagi nel periodo tra novembre e dicembre tra operatori sanitari e pazienti oncologici, e purtroppo vi è stato anche qualche decesso. Quindi chiediamo di sapere, interrogare la Giunta, se da parte dell'assessorato e delle direzioni sono state adottate e verificate nella nostra regione le linee guida nazionali per la gestione dei pazienti oncologici e oncoematologici in corso di emergenza da Covid-19, quali azioni sono state intraprese in particolare nell'azienda ospedaliera di Terni per evitare che si ripetesse quello che è recentemente accaduto, e quanti sono i pazienti oncologici che hanno contratto il coronavirus divisi per aziende ospedaliere, sia per quello che riguarda la prima fase che per quello che riguarda la seconda fase, in modo tale, diciamo, da capire se ci sono stati mutamenti e cambiamenti e cosa è accaduto, con la volontà, diciamo, di dare un contributo, anche segnalando queste cose, al superamento delle criticità esistenti. Vicepresidente Morroni. Sì, grazie Presidente. Colleghi consiglieri, consigliere Paparelli. I documenti che sono stati presi come base di riferimento per l'adozione delle misure conseguenti in merito alla questione che lei solleva sono le seguenti. La circolare del Ministero della Salute del 10 marzo del 2020, avente ad oggetto raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici ed oncoematologici in corso di emergenza da Covid-19. La proposta di gestione dei pazienti in oncoematologia del tavolo tecnico istituito dal Ministero della Salute, e di cui estensori sono il professor Paolo Corradini, presidente della Società Italiana di Ematologia, e il professor Fabio Ciceri, presidente del Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo. Ancora, la proposta di gestione dei pazienti in oncologia, frutto del tavolo tecnico istituito dal Ministero della Salute, e di cui estensori sono il professor Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il Cancro, e il professor Giordano Barretta, presidente dell'Associazione Italiana Oncologia Medica. Inoltre, le linee guida definite dall'ASCO, l'American Society of Clinical Oncology, le linee guida dell'ESMO, che è l'European Society of Medical Oncology. I suddetti documenti hanno rappresentato la fonte
documentale di base che ha permesso di definire a livello regionale il documento relativo al protocollo di gestione del paziente oncologico nel contesto pandemico da Covid-19. Tale documento, inviato alle direzioni delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali per la relativa applicazione, rappresenta un'ulteriore indicazione rispetto a quanto già messo in atto. I pazienti oncologici ed oncoematologici rappresentano indubbiamente una categoria oltremodo fragile, in dipendenza sia della patologia di base che dei trattamenti chemioterapici e immunochemioterapici eseguiti. Tale condizione di fragilità li espone a un maggior rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la letalità correlata ad infezioni respiratorie in genere e a Covid-19 in particolare, ragione per cui sin dalla fase iniziale la Regione ha posto particolare attenzione alla gestione di tali pazienti. A tal fine è da riportare quanto già definito nel documento linee di indirizzo per le attività sanitarie nella fase 2 e nel successivo linee di indirizzo per le attività sanitarie nella fase 3. In tali documenti si sottolineava la necessità di garantire percorsi di accesso e gestione dei pazienti oncologici ed oncoematologici tali da garantire la massima sicurezza della struttura, sia attraverso l'implementazione di stringenti misure di igiene del personale, utilizzo di dispositivi di protezione individuale, distanziamento ove possibile, igiene delle mani, che delle modalità di accesso alla struttura dei pazienti oncologici ed oncoematologici, con l'obiettivo di garantire l'erogazione dei trattamenti nella massima sicurezza per il paziente. Nel contempo si definivano le modalità per una rimodulazione dell'attività ambulatoriale, definendo modalità di erogazione delle prestazioni sulla scorta della diversa tipologia di pazienti, follow-up piuttosto che prima diagnosi. L'attuale documento aggiorna e definisce con maggiore chiarezza, pur non discostandosi da quanto già definito, i percorsi di gestione dei pazienti oncologici ed oncoematologici, anche alla luce dell'attuale condizione epidemiologica e della contemporanea attivazione della campagna vaccinale. Quanti sono stati i pazienti, no? Diceva il consigliere, a seconda delle strutture ospedaliere interessate dal quesito posto dal consigliere stesso. Beh, in riferimento a tale quesito è da premettere che la diversa espressività clinica della infezione da SARS-CoV-2 ha visto il coinvolgimento di ambiti assistenziali, territoriali, strutture intermedie, ospedali, diversi in rapporto al quadro clinico di esordio e dalla sua evoluzione, per cui la richiesta di una suddivisione per aziende, presupponendo che tale richiesta faccia riferimento ai soli pazienti ricoverati, rischia di non fotografare in pieno quanto, nello specifico, verificatosi nell'ambito oncologico. Questo perché diversa sarebbe la valutazione di ciò che viene indicato come infection fatality rate, che valuta la mortalità di tutti i pazienti affetti da Covid-19, indipendentemente dalla sua evoluzione. E l'altro criterio, che è il cosiddetto CFR, la case fatality rate, che valuta invece la mortalità solo nell'ambito dei pazienti ricoverati per Covid-19. Su tale presupposto si rischia un'erronea valutazione della mortalità Covid-19 relata sulla popolazione oncologica. È nel contempo da sottolineare che proprio per le caratteristiche del quadro patologico e della sua complessità, che può vedere un coinvolgimento sistemico, appare difficile definire e pesare il contributo della sovrapposta infezione all'exitus. Alla luce di ciò si allegano i dati di mortalità, che posso leggere al termine di questa breve relazione, definiti alla luce della valutazione espressa dall'Istituto Superiore di Sanità, secondo quanto previsto dalla direttiva del Ministero della Salute del 9 marzo 2020. La certificazione di decesso a causa Covid-19 dovrà essere accompagnata da parere dell'Istituto Superiore di Sanità. I dati che sottopongo sono i seguenti. Fase 1, positivi fino al 31 agosto 2020, quindi numero assoluto 38, la percentuale del 2,1%. Deceduti, sempre nella fase 1, numero assoluto 7, percentuale 18,4%. Nella fase 2, i positivi, fase 2 compresa dal 1 settembre
del 2020 al 31 dicembre dello scorso anno, numero assoluto di positivi 311, la percentuale pari all'1%. I deceduti in questa fase sono 27, pari a una percentuale dell'8,7%. Grazie. Grazie Vicepresidente. Consigliere Papparelli. Allora, ringrazio Assessore Morroni. Mi pare evidente che, diciamo, se in una prima fase abbiamo avuto 38 contagi e nella seconda 311, mi pare evidente che qualcosa nella declinazione delle linee guida nazionali in Umbria non funziona o non sia sufficiente. Nonostante, diciamo, una buona sanità, che qualcuno in questi giorni ho visto che sbandiera, diciamo, come se il premio fosse stato conseguito grazie alle cose fatte nel 2020, che sono gli assetti sono sempre gli stessi, non è cambiato nulla, non abbiamo un piano sanitario, quindi, diciamo, la sanità era buona prima e buona adesso, ma come si affronta il tema, di come si affronta e si sta affrontando questa pandemia, presenta, soprattutto su questo versante, a nostro avviso, delle sbavature. Il tema delle interrogazioni, delle questioni che poniamo, è volto a superare, a cercare di superare le criticità. Vede, io ho presentato tempo fa un'interrogazione sul fatto che pronto soccorso i malati Covid venivano messi in stanze che non avevano l'areazione. Guarda caso, dopo qualche settimana si è accorti a fare gli impianti di areazione. Ho segnalato che non c'è alcuna integrazione tra l'azienda ospedaliera e la ASL, perché abbiamo geriatrico vuoto a Terni o semivuoto e abbiamo l'azienda ospedaliera piena ed ingolfata, con una perdita di fatturato di 11 milioni solo quest'anno e meno 3.600 interventi. È evidente che qualcosa, diciamo, non funziona e qualcosa deve essere aggiustato, come il fatto che rivendichiamo il personale, ma abbiamo personale in ferie forzate perché, diciamo, ci sono strutture della ASL che sono vuote e quindi il personale, non facendo niente, viene messo in ferie forzate. Quindi, diciamo, tutto questo dà il quadro di un'organizzazione che non è ottimale e mi auguro che questa terza, diciamo, fase sia affrontata soprattutto per questi malati, per queste tipologie di malati, in maniera più adeguata di quanto non sia avvenuto fino ad oggi. Oggetto numero 21. Iniziative che la Regione ha assunto e che intende assumere per monitorare l'evolversi complessivo delle procedure nazionali relative al programma Next Generation EU, al fine anche dell'indispensabile coerenza territoriale del percorso di progettazione nell'ottica di rafforzamento della coesione economica e sociale. Interroga la consigliera Fioroni. Prego, Vicepresidente. Grazie, Vicepresidente. Riportiamo in quest'Aula un tema di grande attualità, di grande cogenza per il presente e futuro del nostro Paese. E permettetemi di fare una piccola ricostruzione e delle riflessioni in merito. Nella notte del 12 gennaio scorso, un governo che da lì a poco si sarebbe frantumato, e attendiamo oggi quali sarà il futuro, ha approvato la bozza del PNRR, il cosiddetto Recovery Plan, e lo ha fatto escludendo le regioni, ignorando che le strategie di sviluppo regionale costituiscono gli strumenti fondamentali per la realizzazione di sinergie e complementarietà tra i singoli strumenti settoriali. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza proposto dovrebbe essere gestito tramite un approccio dal basso verso l'alto, rafforzando il coinvolgimento degli enti regionali e non lasciandoli da parte, affinché ci sia una particolare, specifica e reale preparazione dei piani nazionali di investimento per la ripresa che coinvolga tutti gli enti territoriali. L'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza attraverso programmi centralizzati corre infatti così il rischio di illegittimità e di inefficienza, in quanto tali programmi, adottati senza prevedere alcun obbligo di partenariato, potrebbero non tenere conto delle reali esigenze di ripresa secondo una prospettiva territoriale. L'Italia in soli 6 anni dovrà spendere oltre 200 miliardi di euro con il programma Next Generation EU, e che diventano
222 miliardi grazie all'inclusione di altri fondi UE come React-EU e il Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale. Un importo enorme che vale più di 5 volte la manovra economica di bilancio per il 2021. Una sfida enorme per un paese come il nostro, che è storicamente incapace di spendere i soldi dei fondi strutturali. Siamo infatti un paese che negli ultimi 6 anni ha ottenuto 50 miliardi di fondi strutturali, ma ne ha spesi solo il 42%. Una sfida enorme per questo governo, per quello che verrà dopo, che è alle prese, lo vediamo con, anche in questi giorni e particolarmente oggi, con fibrillazioni interne che sicuramente non possono in alcun modo mettere in discussione una grande sfida che non si può vincere senza le regioni. Sentiamo ovunque parlare di una grande opportunità per l'Italia. In realtà per il nostro Paese si tratta dell'ultima possibilità di creare ricchezza per le future generazioni e per lasciare in eredità alle prossime generazioni un'idea di nazione che possa vincere la crisi economica. Ma questa ultima possibilità per l'Italia è ricca di insidie. L'articolo 9 del regolamento del Recovery Plan, ad esempio, prevede la possibilità di sospendere i fondi in caso di violazione del famigerato patto di stabilità o in caso di raccomandazioni disattese nella procedura relativa agli altrettanti famigerati squilibri macroeconomici. Un regolamento quindi che introduce il cosiddetto diritto della Commissione europea di chiedere al Consiglio europeo di sospendere in tutto o in parte l'erogazione dei fondi qualora il Consiglio dovesse ritenere che un Paese non ha condotto un'azione efficace per correggere il suo deficit eccessivo. Le somme del Recovery Plan hanno inoltre una condizionalità aggravata che prevede l'erogazione del 90% dei contributi solo al raggiungimento degli obiettivi economici di ciascun progetto, concordati in partenza tra il Governo e l'Europa. Infine, va evidenziato come queste somme non siano un regalo, poiché solo 81 miliardi sono a fondo perduto. Stiamo dunque per indebitare le prossime generazioni fino al 2056 accettando le regole dell'austerity. Lo si faccia quindi coinvolgendo le regioni, gli enti locali e tutte le parti sociali per evitare errori cui effetti sarebbero irreversibili. Senza dimenticare l'altra faccia della medaglia, cioè che senza ripresa economica il debito non si potrà pagare, a meno che non si ricorra al default o all'inflazione. Ma come possiamo non essere preoccupati se il governo decide di escludere le regioni addirittura dai 13 miliardi del REACT che devono essere spesi entro il 2023? Un fatto gravissimo, perché questi fondi rappresentano lo strumento principale nella politica di coesione che mira a ridurre la disparità tra i vari territori e possono essere direttamente assegnati alle regioni. Tra crisi di governo, rimpasti, responsabili, siamo seriamente preoccupati che mentre a Roma si discute, Sagunto venga espugnata. Per tali motivi interroghiamo questa giunta per sapere quali iniziative nell'ambito delle proprie competenze e del rispetto dei ruoli previsti dal legislatore nazionale intende assumere o abbia assunto per monitorare l'evolversi complessivo delle procedure relative al programma Next Generation, al fine anche dell'indispensabile coerenza territoriale del percorso di progettazione nell'ottica di rafforzamento della coesione economica e sociale della nostra regione. Grazie. Grazie Vicepresidente. Risponde la Presidente Tesei. Prego Presidente. Sì, grazie Presidente. Ringrazio naturalmente i colleghi consiglieri della presente interrogazione. Prima di tutto perché ritengo doveroso informare l'Aula sullo stato di avanzamento di una così importante questione, come fatto peraltro non più tardi di poco più di una settimana fa nel corso della mia periodica relazione al Consiglio. Secondo, perché questo mi dà modo di smentire una lunare ricostruzione del ruolo del Governo regionale nel Recovery Fund, anche questa volta fatta circolare sui social, senza però le debite informazioni che pure sono note. L'Umbria, per il tramite della mia persona, si è conquistata, grazie probabilmente ad una condivisione della Conferenza delle Regioni e del Presidente Bonaccini, il ruolo di coordinatore delle regioni nel rapporto con il Governo per il Recovery Fund. Il Governo, dopo mesi di lavoro, ha chiesto a tutte le regioni
senza un'interlocuzione diretta che pure avevamo chiesto ben due volte come conferenza delle regioni, un semplice compendio di tutti i progetti disponibili che rispondessero ai criteri delle sei missioni previste dall'Europa e fatte proprie anche dal Governo nazionale. Progetti che per le loro caratteristiche rientrassero nella possibilità di realizzazione, ma più che altro di rendicontazione, entro il 2026. Il tempo, come ho detto, non è una variabile indifferente nella costruzione del Recovery Fund. Né nato per l'Umbria l'invio alla conferenza Stato-Regioni di un semplice compendio di circa 650 progetti per un ammontare di circa 6,4 miliardi di investimenti, un semplice lavoro tecnico degli uffici, ma la cui scelta politico e strategica era riservata ad una fase che peraltro abbiamo già iniziato con delle interlocuzioni importanti e che porteremo avanti nel corso di questo periodo, anche in considerazione dei termini che sono stati attribuiti anche al nostro Paese per la presentazione dei progetti, che è fissato ad aprile 2021. Peraltro il tema dei temi ancora non risolto è quello che tutte le regioni stanno ponendo al Governo, ossia il ruolo che le medesime debbono ricoprire in questo percorso. Peraltro, proprio ieri c'è stata la conferenza delle regioni, nelle quali abbiamo dato modo a tutti i governatori di esprimersi, e questa c'è una condivisione all'unanimità delle regioni sulla ormai non più rinviabile determinazione da parte del Governo sul ruolo che debbono avere le regioni e gli enti locali in questo piano strategico che, come hanno detto i consiglieri interroganti, unico ma anche pericoloso se non affrontato con i mezzi e gli strumenti giusti. Bene, queste questioni peraltro sono state affrontate ieri dopo averle reiterate in modo molto forte, perché finalmente il Governo ci ha consentito questo incontro molto richiesto, come ho detto, e sempre disatteso, peraltro previsto per oggi pomeriggio con il Premier Conte. Io spero che faccia in tempo a avere questa interlocuzione con Mattarella, non so se sarà reincaricato. Siamo fiduciosi nell'interesse del Paese che si possa affrontare il tema del Recovery Fund, e questo è il tema dei temi. Ora, sembra comunque emergere allo stato attuale, unica cosa che è evidente a tutti, ma non soltanto alle regioni e agli enti locali, ma anche naturalmente alle varie componenti della società italiana, che l'impostazione del Recovery Fund è un'impostazione centralistica. E questo sarebbe ed è un grave errore, perché se non si coinvolgono i territori e non si vanno a mettere a sistema le esigenze dei territori, tutto questo veramente potrebbe portare ad una vanificazione dell'efficacia del piano. Senza considerare che uno dei temi che è stato posto da tutte le regioni è che, al di là se può piacere o non può piacere, la Costituzione attribuisce alle regioni delle competenze specifiche, proprie, esclusive, in tante materie che sono oggetto del Recovery Fund. E quindi è impensabile pensare che il Governo possa mettere in campo un progetto, un piano, che non tenga conto di questo, senza interlocuzione, senza condivisioni con chi ha, come ripeto, per dettato costituzionale, la gestione esclusiva o concorrente di alcune materie specifiche sulle quali le missioni che sono state individuate dalla Commissione europea e ratificate dal Governo italiano evidenziano che c'è questa situazione effettivamente molto molto importante da gestire. Al di là di tutto questo, che comunque era doveroso naturalmente relazionare a questo Consiglio, sicuramente apprendiamo una notizia positiva dei famosi 209 miliardi del Recovery Plan. 127 effettivamente sono prestiti e a fondo perduto 82 miliardi.
31 miliardi sono destinati alle infrastrutture per la mobilità sostenibile e sono stati anche assegnati a progetti precisi, tanto che ne sono stati nominati i commissari. L'Umbria, in questo contesto, è al di là, non solo perché inseriti nel compendio di progetti di cui ho parlato, ma perché c'è stata un'interlocuzione molto forte fin dall'inizio del mio mandato, è riuscita ad aggiudicarsi il rifacimento della linea FCU, per noi la vera dorsale di collegamento regionale da Città di Castello a Terni. Io credo che nessuno in questa aula possa dimenticare la storia di questa linea ferroviaria di rilevanza nazionale interna della regione, no? Allora, partiamo da lì, vediamo dove riusciamo ad arrivare. Questo oggi è un progetto, diciamo, approvato. Così come buona parte del tracciato di alta velocità regionale, Roma-Ancona, che passerà per Terni, Spoleto, Foligno, fino all'Ambire Perugia, il suo aeroporto e la fascia appenninica Eugubino-Gualdese, due potenziamenti notevoli del nostro sistema di trasporti veloci, che stiamo naturalmente potenziando con altre iniziative, oltre che con il progetto di rilancio dell'aeroporto. Se si eccettuano i 31 miliardi della sovracitata infrastruttura per la mobilità sostenibile, tutti gli altri progetti del recovery plan sono da decidere a livello centrale, come in Umbria e in tutte le altre regioni. D'altronde il governo ha deciso di fruire di tutto il tempo che l'Europa concede, come ho detto prima, fino ad aprile prossimo. Per questo ne do notizia anche a tutti i consiglieri e anche in particolare al consigliere De Luca, che il processo partecipativo è già iniziato e vedrà il confronto naturalmente con le forze consigliari, politiche, le parti sociali e i sindaci del territorio. Ognuno potrà indicare tra quelli del compendio, ma anche per altri progetti, perché non c'è assolutamente alcuna preclusione, tant'è vero che sono in atto anche delle interlocuzioni con le regioni confinanti, proprio per progetti anche interregionali. È tutto da costruire, che rispettino progetti che devono rispettare comunque le linee guida e le tempistiche del recovery plan, progetti strategici per l'Umbria, e soltanto alla fine di questo processo la Giunta, con un atto che adotterà, naturalmente si farà carico di scegliere quelli da caldeggiare a Roma. Nessun mistero dunque, nessun cerchio magico, nessuna stanza segreta, tutto ancora, tutto alla luce del sole e tutto da poter condividere. Ma come ho detto, e non ce lo dimentichiamo, se non risolviamo la questione di quello che è il ruolo delle regioni, di tutte le regioni italiane, se di partecipazione alla progettazione di semplici catalizzatori o esecutori dei progetti, è evidente che stiamo parlando di cose assolutamente teoriche. Come ripeto, questa la questione non riguarda soltanto la regione Umbria, ma riguarda tutte le regioni italiane. Senza considerare, che non so se avete letto articoli di stampa, questo piano approvato non piace nemmeno all'Europa, quindi dovrà essere ridiscusso, perché non segue quelle che sono le strategie delle emissioni che l'Europa ci chiede. E se tutto questo non sarà accompagnato dalle riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno, evidentemente questo passaggio e questa veramente progetti per la ripartenza del nostro Paese e naturalmente utile alla nostra Regione rimarrà veramente soltanto una enunciazione di principio. Questo è fondamentale, lo abbiamo detto, l'abbiamo ribadito e oggi arriva anche dall'Europa questo monito. Ho sentito nell'interrogazione parlare del REACT, sapete che questi sono soldi importanti che devono essere anche... Ho finito? Va bene, sì, perfetto. Se non volete sentire, benissimo, mi fermo qui. Ho già risposto, credevo fosse nell'interesse. Un attimo, perfetto. Facciamo finire la Presidente e poi ricominciamo con i prossimi question time. Io prego, credo Presidente. Che sia utile proprio per portare avanti un'azione comune. Il REACT è uno strumento fondamentale che deve essere destinato alle regioni.
se andate a reggere il recovery fund è stato inserito lì e non va più a vantaggio delle regioni. Su questo c'è un'interlocuzione di tutte le regioni, senza questioni di appartenenze politiche, per richiamare anche su questo punto il governo ad intervenire. Bene, vi relazionerò dopo se mi incontrerò oggi pomeriggio con Conte. Grazie. Prego, Vicepresidente Fioroni, per la risposta. Sì, brevissimamente. Mi sorprende che i miei colleghi consiglieri non apprezzino una risposta così approfondita su un tema che ha suscitato così tante attenzioni da parte di tutti, di maggioranza, opposizione, come giustamente deve essere e come giustamente sarà. Ma credo che la Presidente oggi ci abbia dato una prova di grande disponibilità, di nuovo illustrando così approfonditamente quali sono le reali criticità del Recovery Plan. Per cui la ringrazio per la risposta, ma la ringrazio soprattutto per la grande determinazione, la grande forza con la quale sta, nel rispetto istituzionale, portando avanti e facendo sentire la voce dell'Umbria. Grazie.